Il peronista Alberto Fernandez è il nuovo presidente dell'Argentina. Il candidato di centrosinistra ha ottenuto oltre il 48% dei consensi al primo turno delle elezioni, contro il 40% andato al presidente uscente Mauricio Macri, con il 95% delle schede scrutinate. Vamos a volver a construir l'Argentina! Torniamo a ricostruire l'Argentina ugualitaria e solidale che tutti sogniamo. È l'impegno che prendo e spero che siano nostri oppositori in questi 4 anni, siano coscienti di quello che ci hanno lasciato e ci aiutino a ricostruire il paese dalle ceneri che hanno lasciato. L'affluenza, secondo il Ministero dell'Interno, è stata di oltre l'80%. Sul palco con Fernandez, l'ex presidente, oggi vicepresidente eletta dell'Argentina, Cristina Kirchner, che dal palco domenica si è rivolta direttamente a Macri. Che por favor, hasta el 10 de diciembre. Per favore, fino al 10 dicembre, come io ho fatto fino al 9 dicembre quando mi toccò il passaggio dei poteri, per favore prenda tutte le misure necessarie per alleggerire la situazione drammatica che stanno vivendo le finanze del paese. È sua responsabilità. Il presidente uscente Macri sta concludendo il proprio mandato nel pieno della peggiore crisi economica vissuta dall'Argentina dal 2001, con l'inflazione al 37,3%, un debito enorme e un tasso di povertà in aumento pari al 35,4%, ossia un argentino su 3. Fernandez ha poi lanciato un appello per l'ex presidente brasiliano Lula, in carcere con una condanna per corruzione. Oggi, 27 ottobre, Oggi 27 ottobre, compleanno di Lula, un uomo ingiustamente detenuto per il quale dobbiamo continuare a chiedere la sua liberazione. Lula libero! Lula libero!